Sindaco, so che è impegnato un convegno dell'ANCI a Firenze, saluto il presidente della provincia, l'avvocato Fabrizio Sesetti, sempre vicino, ha partecipato anche ad altre nostre iniziative, altra figura istituzionale sempre molto vicina a noi, ma in generale al mondo del volontariato e il no profit dell'associazionismo, il prefetto Emilio Zarrilli, che ha fatto anche un bel saluto nel nostro giornalino, per chi non l'ha preso può ritirare alla segreteria al tavolo d'ingresso. Compreso anche il, se l'abbiamo fatto anche un cadeau per Natale, visto che il tema del convegno, come riportava oggi anche il messaggero, è la crisi economica, non ci stanno più soldi, quest'anno abbiamo fatto anche un regalo, un controtendenza. Come si dice, è un impegno fiducioso per il futuro che le cose cambieranno. Do subito la parola all'avvocato Monica Leoni. Vice sindaco, consiglio a fare gli onori di casa. È giovane. Per gioventù. Casa fa la prima. Buongiorno a tutti e benvenuti a Villa Marucchello. Io innanzitutto vi porto i saluti del nostro sindaco, che purtroppo oggi è impegnato in un altro impegno presso un convegno a Firenze, e vorrei innanzitutto fare i miei complimenti, se è possibile, scusate, per la nostra condizione di casa, perché compie 25 anni. Quindi noi domani festeggiamo anche il 25esimo anniversario della Protezione Civile di Porto Sant'Elpidio. E questo a dimostrazione che se ci sono persone che veramente credono nel volontariato riescono anche a coinvolgere le istituzioni, in questo caso l'amministrazione. Infatti parlavamo poco fa anche con Filippo Gardini, che è stato uno dei fondatori della Protezione Civile di Porto Sant'Elpidio, che insomma grazie all'amministrazione che si è susseguita negli anni, da una piccolissima sede dove erano destinati, oggi hanno un bellissimo immobile dove è possibile insomma fare le esercitazioni, dove c'è il gruppo COI, dove c'è insomma diverse attività. E proprio anche l'ultimo consiglio comunale, abbiamo approvato il piano comunale di protezione civile integrandolo con le nuove situazioni che si sono venute a creare, quindi ad esempio lo svincolo autostradale eccetera, e quindi è un motivo per noi di grande soddisfazione poter collaborare con la nostra protezione civile. Che... Grazie per avermi dato l'opportunità di questo saluto. Ormai è consuetudine, anche lo scorso anno ero qui con voi, ma ero in modo, potete dire, più leggero vicino a voi. Perché? Perché in un anno trascorso insieme a voi ho avuto la consapevolezza della vostra importanza, e quindi se l'anno scorso ero vicino a voi col cuore, con il vostro impegno, quest'anno oltre al cuore c'è tutta la mia mente vicino, perché ho appreso, ho potuto conoscervi da vicino, purtroppo nel vostro impegno, perché insieme abbiamo vissuto quel tragico marzo 2011. Allora, oggi si parla di volontariato e di protezione civile, ma forse il momento che stiamo vivendo ci induce a fare un buon discorso più globale su quella che è l'importanza del volontariato nel momento odierno. A cosa serve il volontariato? Il volontariato secondo me serve a migliorare noi stessi. Chi è volontario sta meglio con se stesso, perché soltanto così riesce a dare il meglio di sé agli altri. E quindi con questo spirito che noi dobbiamo continuare a svolgere questa attività, dico dobbiamo perché in qualche modo chi fa, basta anche fare con molto impegno il proprio lavoro, secondo me già è un'attività ulteriore di volontariato. Dobbiamo cominciare dalle cose più basse per arrivare all'impegno più cospicuo, che è quello che voi esercitate nei momenti tragici che la nostra società può essere indotta a vivere. Ho dato con piacere il patrocinio della Prefettura di Fermo a questa iniziativa, cosa che io faccio raramente, perché soltanto le iniziative che hanno un valore sociale forte, un valore di solidarietà, quale quella che voi esprimete, quelle che meritano questo tipo di attività. Con molti di voi ci siamo conosciute in tanti momenti e in tante circostanze, di rappresentazioni, se volete anche in momenti celebrativi, però l'importante è che noi vi sappiamo nei momenti importanti. Voi molto spesso vi sostituite a quelle che sono delle attività pubbliche proprie, vere e proprie. In un momento di crisi finanziaria il vostro impegno deve essere raddoppiato, perché il volontariato deve essere ancora di più un momento di partecipazione sociale.
Dicevo, parliamo un po' dell'importanza del volontariato in genere. Il volontariato è previsto dalla nostra Costituzione, anche se non in modo espresso, in modo preciso, ma dobbiamo dire che la Costituzione contiene in sé un po' la culla del volontariato. Se noi facciamo richiamo ad alcuni articoli che ho semplicemente annotato, vediamo come è profuso in tutta la Costituzione. Basta pensare all'articolo 2, dove si dice che la Repubblica postula, oggi andiamo a festeggiare anche questa ulteriore giornata delle Marche, che ci consente tutti quanti di essere più vicini per un momento di maggiore solidarietà. Grazie. E ricordiamo, perché insomma adesso è un momento in cui le province sono un po' nell'occhio del ciclone. Difficile. Bene, grazie. Torniamo all'ordinamento vigente. Grazie, grazie Tomassini, grazie per l'invito. Io vengo sempre molto volentieri. Vengo sempre molto volentieri, consapevole del ruolo insostituibile che svolge il volontariato di protezione civile nel sistema paese. Questo oramai è un dato di fatto. Credo che il paese non possa fare a meno, non possa prescindere da questa organizzazione che è diventata una vera e propria organizzazione pubblica, tra l'altro, lo sapete meglio di me, è consacrata in quella legge 225 del 1992. Quindi oggi c'è questa struttura del volontariato di protezione civile, lo ricordavo anche l'altra volta, tra l'altro, e poi verrò a quello che diceva prima Tomassini, proprio nell'architettura istituzionale della nostra Repubblica, no? Che parte dai gruppi comunali fino ai gruppi provinciali, regionali e fino al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questa è stata una straordinaria intuizione del sistema, appunto del sistema paese, che ha dato i suoi frutti purtroppo negli eventi tragici che hanno colpito il nostro paese e che hanno colpito anche il nostro territorio qui alla provincia di Fermo. Io ricordo che appena diventato presidente della provincia, non sono passati neanche 3 anni, e una delle prime incombenze è stata quella di organizzare appunto il Comitato di Protezione Civile provinciale, che come sapete è presieduto dal Presidente della Provincia, quando per le questioni legate ai vari tipi di interventi è presieduto dal Prefetto, quando ci sono questioni di ordine pubblico. Vedete come è organizzato. E noi l'abbiamo strutturato, come lo sapete, immediatamente, che è nella pienezza, è stato sempre nella pienezza, diciamo, dei suoi poteri e della sua organizzazione. E quando siamo stati colpiti dagli eventi, lo ricordava il prefetto, dagli eventi alluvionali tragici del marzo del 2011, abbiamo visto come questo sistema ha funzionato e ha dato, tra un po', anche io me ne dovrò andare, ma arriverà l'assessore competente. Grazie. A proposito degli assessori, volevo salutare anche l'assessore Romolo Corrale, del comune di Monturano, dove noi tra l'altro abbiamo anche la sede del giornale nostro, oltre che altre cose, siamo ospiti, sempre molto disponibile nel comune di Monturano. E volevo ringraziare anche l'assessore Massimo Narcisi, la protezione civile del comune di Mon San Polo del Tronto. Non è un caso che qui è lui, perché poi se vede il giornale aprite il paginone centrale, quello che una volta c'è proprio la foto dell'inaugurazione della sede di Mon San Polo. Anche lì abbiamo una bella sede, perché è stata praticamente ristrutturata la stazione ferroviaria della linea a San Benedetto del Tronto, a Scurbiceno, quindi Porto d'Ascoli a Scurbiceno. È stata restaurata la stazione, devo dire che c'è stato anche un grosso impegno da parte dell'amministrazione comunale. Abbiamo un bel gruppo di volontari che stanno, credo, lavorando coordinati con l'amministrazione comunale di Mon San Polo, e l'assessore è venuto oggi qui, insomma, anche se non è proprio vicinissimo, a testimoniare questa invece vicinanza ideale. Io intanto ringrazio le autorità, poi diciamo dovrei introdurre i lavori, non so se però il prefetto se ne è. Era andare a prendere la mascotte. Aspettiamo la mascotte. Scusa, è pure una telefonata a Pizza Biocca, c'è problema. Molto operativo, ma a volte si trattiene. Ti ha detto vado subito un minuto, ma forse c'è la congestione del minuto. Un po' carino.
Allora, io intanto dovevo fare qui come nel programma, si chiama il programma, aspettiamo la dottoressa Camarota che comunque arriva perché bisogna parlare del decreto 81, poi apriamo con le relazioni. Io praticamente dovevo introdurre al meeting, che è l'argomento, voi sapete che ogni anno facciamo questo incontro con i volontari che è diviso sostanzialmente in due parti, c'è una parte mattutina dove c'è lo svolgimento di alcune relazioni tematiche, ogni anno cerchiamo di cambiare l'argomento. Due anni fa ci occupavamo, proprio perché stavamo a Porta del Pino, mi ricordo dell'ospitalità data ai terremotati in questa zona, venne il dottor, come si chiamava? Alessandrini, Zingarini lo sa perché ci ho lavorato parecchio. Di emergenza, di crisi, magari si trova ad incontrare delle situazioni che sono forti, sono emotivamente forti perché incontrano morti, incontrano sofferenze, incontrano delle situazioni di difficoltà, e quando si incontrano queste situazioni la persona ne esce cambiato, ne esce modificato. A volte si impara dalle esperienze, a volte si rimane toccati, talmente toccati che la propria vita non sarà più quella di prima, ma sarà un qualche cosa di diverso. Qualche volta non sempre si riesce a recuperare, e la strada è quella del burnout. Altro termine preso dallo sport, burnout vuol dire bruciato, scoppiato, fuso. Magari si parte da piccoli segnali, quale il venir meno alla motivazione in quello che si sta facendo, è la sensazione di un crescente disagio che man mano si comincia a sentire, i 5 minuti di ritardo che poi diventano 10, che poi diventano 15 per andare a fare un'attività, il mal di pancia, il mal di testa che tiene mentre tu stai facendo la prima cosa, delle volte sono quei piccoli segnali che ti dicono c'è qualcosa che non va, qualcosa che non funziona. Si manifesta come un malessere, una aumentata distanza nei confronti sia dell'organizzazione che si appartiene che magari dal compito che si sta svolgendo. È la sensazione di non avere più energia, la sensazione di qualunque cosa io faccio comunque non ottengo risultati, ma anche se vado ad aumentare lo sforzo non riesco ad ottenere dei risultati, almeno questa è la mia sensazione. Si può arrivare anche ad avere una indifferenza verso la sofferenza. Persone che stanno costantemente a contatto con la sofferenza, immagino, penso ai volontari del 118, ai volontari, delle persone che quotidianamente sono a contatto costante con la morte e la sofferenza, potrebbe a un certo punto sviluppare un'indifferenza, cioè quello di portare avanti un compito automatico in maniera meccanica, ma non più dare la partecipazione emotiva al compito che si sta facendo. Fino anche ad arrivare a sviluppare delle situazioni. Vi invito perché sicuramente a noi ci farà molto piacere, anche perché non è facile poi riempire le sale, quindi quando poi si riescono a vedere le sale abbastanza bene fa piacere. L'ultima cosa che volevo dire, perché qua non voglio togliere spazio, mi rifacevo un pochino al discorso di Fedeli, quando lui parlava di responsabilità. Per me essere responsabili significa anche e soprattutto assumersi la responsabilità del proprio star bene, quindi non delegarla agli altri. In questo senso il discorso sulla resilienza è un discorso molto importante, che va sicuramente poi approfondito in seguito. Io ho finito, vi ringrazio. Sì, vabbè, d'altra parte però io continuo a ricordarmi che era novembre del 2000 e i volontari c'erano, non c'era il fondo, non si pagava niente, per cui voglio dire, alla fine di tutto credo che il volontariato resterà in piedi, sparirà forse chi è cresciuto in maniera tempestosa senza che le radici fossero forti, ma insomma certe facce io me le ricordo da troppo tempo ormai, no? Per cui alla fine di tutto, con un po' di attenzione, un pochino più di tirchieria, evitando di fare spese che non sono proprio indispensabili, sono ottimista, insomma, ne abbiamo visto di tutti i colori, affronteremo anche questa e cercheremo di capire, come pure cercheremo di capire
Natale sotto l'albero, che cosa troveremo come assetto istituzionale, per cui alcune delle cose che vi dirò sono tutte soggette a beneficio di inventario, staremo a vedere cosa dovremo inventarci per ricostruire un sistema. Allora, decreto 81, soprattutto la parte formazione, perché diciamo che è un mare magno immenso. Quando uscì il decreto 81 praticamente ci fu il panico, perché praticamente per la prima volta viene applicata anche dal punto di vista formale la tutela dei volontari nel momento in cui agiscono, e ci fu il terrore proprio, no? Perché dice come mi devo mettere a fare i piani per la valutazione del rischio preventivo, il presidente dell'organizzazione che non ha un rapporto di gerarchico, quindi non ha modo di dire a un volontario fai così e deve prendersi la responsabilità di questo, e mille cose. Anche qui si tratta come sempre di essere un pochino pacati, un pochino posati. Ricordo con orgoglio che nelle migliaia e migliaia di ore di attività che i volontari di protezione civile delle Marche hanno svolto in questi 10 anni, 11, lasciamo perdere, abbiamo avuto in tutto 3 infortuni, senza che ci fossero obblighi, perché l'attenzione alla sicurezza dei volontari è concreta, andiamo proprio al sodo, non alla forma. Quando sono particolarmente arrabbiata, ricordo che ThyssenKrupp, sei morti bruciati vivi, probabilmente c'aveva senz'altro il piano di valutazione dei rischi, il responsabile dei rischi, il medico dedicato, tutte le cose. Allora distinguiamo esattamente quella che è la forma da quella che è la sostanza, che è quella che poi ci interessa. Allora, dicevo, il decreto 81 impone quindi l'estensione di questa normativa anche al volontariato di protezione civile più a una serie di altri soggetti, ma insomma siamo un po' qua. E in un attimo così di illuminazione il legislatore si ricorda che forse noi facciamo un lavoro che è un pochettino diverso da quelli che sono programmati e programmabili, e rinvia le modalità di applicazione del decreto 81 ad un decreto interministeriale, dove dentro c'è stato di tutto di più, dal ministro, lasciamo perdere come si chiamano adesso, ma chiamiamoli come si chiamano, dal ministero del lavoro al ministero della sanità all'economia, insomma è stato un lavoro abbastanza folle. L'11 luglio viene pubblicato questo decreto interministeriale, siccome ha 180 giorni, l'8 di gennaio sarà legge. Che cosa ci dice questo decreto? Praticamente accoglie quelle che erano state tutte le obiezioni, c'è stato dietro un grande lavoro, cioè non pensate che queste cose nascano come funghi tra incontri, riunioni, memorie, presentazioni, bozze di documenti rimandati in giro con correzioni eccetera. In pratica accetta il fatto che lavoriamo come lavoriamo, cioè che non è possibile predisporre lo studio ex ante del rischio specifico, adesso dico, dell'incendio, il pezzetto che interessa quella determinata porzione di territorio, o dell'alluvione che interessa quella determinata porzione di territorio, se non vogliamo poi divertirci a ragionare in termini di quelli che sono gli eventi senza precursori. Penso per esempio a quello che era stato in Trentino, l'autobotte carica di gasolio che si era schiantata contro un edificio. È un lavoro folle quando anche ci si mettesse, poi alla fine di tutto, nel momento in cui succede, non c'è più, cioè dovresti cercare dentro migliaia e migliaia di file con un ritardo notevole. Noi Marche ci avevamo già posti questo problema da tempo, infatti il piano di emergenza per gli eventi senza precursori detta le indicazioni per costruire nell'immediato uno scenario, cioè per capire dove ti stai muovendo, come ti stai muovendo, le modalità di lavoro, che si applica soprattutto la parte relativa alla formazione e l'informazione, e poi c'è tutta la partita della sorveglianza sanitaria e del monitoraggio sanitario, che sono due cose separate e distinte. Queste ve le risparmio, perché solo per quello diciamo che siamo già alla 30ª riunione, perché bisogna stare molto attenti, poi insomma da quello che sarà scritto discenderà la sicurezza dei volontari, quindi non ci possiamo permettere di tirar via, come si dice. Le responsabilità quindi del presidente, rappresentante legale, chiamiamolo come pare, dell'organizzazione, quali sono? Sono quelle di accertarsi che i suoi volontari
abbiano ricevuto un'informazione e una formazione sufficiente, naturalmente a seconda di scenario, poi ci arriviamo, individuare quali sono quelli che per la tipologia di attività, per il numero di giornate oppure ore, stiamo discutendo ancora su questo, sono da assoggettare a quello che è il monitoraggio sanitario, e a quel punto diciamo le responsabilità che lui ha in capo finiscono, poi deve essere il singolo volontario a ricordarsi che comunque dalle sue azioni discende la sua sicurezza e quella di tutti quelli che gli lavorano intorno in quel momento, se il termine lavoro è utilizzabile. E quindi si apre la partita formazione. La prima cosa che è stata decisa, queste sono ancora le prime bozze, faccio giù qualcosa, che è stata decisa dalle regioni e province autonome, da lì in avanti, quando dico regioni, contateci dentro anche Trento e Bolzano, perché se no mi ci occupate tutta la mattina solo per chiamarle così. Hanno cercato di definire quali sono gli scenari di rischio all'interno dei quali opera il volontariato di protezione civile, scindendo quelle che sono le attività proprie della protezione civile e quelle che sono le cosiddette attività improprie. Per cui si è stato fatto questo bellissimo elenchino di scenari che partono dal... Allora, eventi atmosferici avversi, dove dentro ce l'abbiamo tutto, non le alluvioni, non le frane, però il vento, le nevicate, le cose, le alluvioni, le frane, il rischio sismico, il vulcanico, incendi boschivi, incendi di interfaccia, tutta la partita dei rischi moderni, tra virgolette, radiologico, nucleare, trasporti, eccetera. Ricordandoci sempre che in queste attività non è la protezione civile che interviene direttamente, ma diciamo fungiamo da supporto, perché sono già più corpi e organizzazioni specializzate che hanno competenze specifiche. Poi c'è tutta la partita relativa alle attività non propriamente di protezione civile, ma nelle quali comunque si interviene. Partiamo dalla ricerca di persone scomparse, per arrivare per esempio alle attività di difesa civile, per arrivare al soccorso in grotta. È chiaro che in grotta ci andranno gli esperti, ma tanto fuori deve assicurare le comunicazioni, la logistica, eccetera. All'interno di questi scenari è stato fatto un primo elenco di quelli che sono i compiti che vengono normalmente svolti dai volontari di protezione civile. Ci siamo resi conto che non è completo l'elenco, per cui questo documento, che diventerà oggetto dell'intesa in conferenza Stato-Regioni e Provincia Autonome sempre, si dà 2 anni di tempo per essere modificato, proprio perché mentre si lavora verranno fuori le 1500 cose che naturalmente non siamo riusciti a raggiungere. Però l'8 di gennaio è dopo domani mattina, perché non possiamo pensare certo che siano lì il giorno di Natale col panettone, lo spumante e l'intesa, e quindi insomma si sta cercando di tirare avanti. Quindi tra le attività che sono state per larghissima approssimazione individuate, in sardo si direbbe tagliato col piccone e riferito con l'accetta, quindi tenete conto di questo, abbiamo intanto le attività di assistenza alla popolazione, il soccorso sanitario, l'uso di attrezzature speciali, con queste andiamo dai moduli antincendio alle idrovore, la conduzione di mezzi speciali, sto pensando ai muletti, quelli che scaricano i bilici anche in terreni che non siano quelli di un bellissimo magazzino pulito e pulito, i pasti, il supporto organizzativo dentro le sale operative, il presidio del territorio, no? Quando si va a fare i controlli sui fiumi, ripristino dei luoghi, cioè tradotto se ne va il fango, le telecomunicazioni, l'attività subacquea e anche sopra l'acqua, che noi abbiamo per esempio nella nostra regione alcune organizzazioni che aumentano la sicurezza delle popolazioni facendo attività anche sulla spiaggia, sulla costa, i cinofili,
Questi sono i primi. Quindi adesso occorrerà ragionare in termini di quale tipo di formazione è opportuno venga organizzata per queste persone. E qui cominciano un momento le dolenti note, perché questo obbligo arriva nel momento in cui non ci sono più tante risorse. Ma è una cosa che io... Il ruolo di consigliere o di delegato ANCI, quello in cui più mi ritrovo è quello di ruolo di volontariato, perché come avete visto prima, io sono oltre 30 anni che faccio il volontario di protezione civile, ma siccome in quanto delegato ANCI la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho ricevuto, come tutti voi penso, questa lettera della Regione Marche, in cui ad aprile si faceva presente che per i tagli eccetera eccetera la Regione non poteva far fronte al contributo che relativo al rimborso dei mezzi, dei bolli, dell'assicurazione per i mezzi della protezione civile, delle associazioni e dei gruppi comunali relativi anche all'anno 2010. Io in quanto delegato qui della provincia di Fermo mi sono attivato con il presidente dell'ANCI Andrea Nacci, e lui ha convocato una riunione ANCI in Ancona, dove erano presenti tutti i sindaci membri del comitato regionale ANCI, c'era anche il dottor Orificini che era intervenuto e la dottoressa Caparotta che adesso è andata via. Quindi abbiamo cercato di mettere in evidenza in particolar modo questa necessità del perché, del per come poter fare, magari poter prendere anche una posizione politica della cosa, di poter stimolare qualcuno affinché si potesse perlomeno... La protezione civile forse al top del sistema volontariato, direi anche nazionale. E mi sono trovato una organizzazione veramente a tappeto, di alta professionalità e con presenza continua su ogni problema. E quindi abbiamo da una parte, grazie a Dio, questo sistema del volontariato estremamente efficiente, ma che adesso in questo momento sta avendo preoccupazioni di tipo economico, finanziario. Dal 2009, da quando, come dicevo, ho assunto questo incarico, abbiamo avuto dalla Regione Marche, ahimè, ma non è per colpa della Regione Marche, quindi trasliamo il problema, abbiamo avuto dallo Stato un contributo pari a zero lire nel 2009. Poi siamo andati nel 2010 contributo pari a zero e nel 2011 contributo pari a zero. Dobbiamo dire che la grande mamma, che è la nostra Regione Marche, che è il sistema del volontariato, che è il sistema della protezione civile regionale, qui c'è Perugini e gli altri suoi colleghi, il quale ringrazio continuamente perché per la loro presenza, vicinanza, assistenza, formazione che ci danno continuamente, e gli chiedo di trasferire questo ringraziamento dell'intera provincia di Fermo al dottor Orificini. Ha avuto un occhio di riguardo per la provincia di Fermo, rilasciandoci da una parte quelli che erano i finanziamenti per la costruzione della SOI, e grazie a Dio abbiamo avuto dalla Regione Marche questi fondi finalizzati alla costruzione della SOI, che ci hanno dato un grande aiuto. Il problema è stato questo: come poter aiutare la protezione civile, come poter aiutare i tanti volontari. Abbiamo tentato e stiamo tentando di cambiare mentalità, quindi di cambiare anche una forma di gestione, vedere la protezione civile oltre che come un servizio di volontariato, tra virgolette, e quindi di assoluta gratuità. Poi uno pensa, chiamo la protezione civile, mi sono salvato alcuni costi fissi che erano i costi di attività e di gestione. Ecco, questo è un pensiero, è un modo di approcciare la situazione che non credo sia corretto. Allora abbiamo tentato di valorizzare la componente umana, la professionalità della componente umana, e fare dei servizi
ai quali chiedere il rimborso almeno delle spese. E io credo che la provincia debba fare questa attività e spingerla ancora di più per i propri servizi che fa internamente. Quindi recuperare aree gestione e aree economiche che possano servire per aiutare la protezione civile. Un progetto come il progetto Fiume ci ha dato la possibilità di suddividere, e qui un altro concetto importante, non polverizzare in maniera uguale su tutto il territorio chi lavora e chi non lavora. Quello è un altro sforzo che dobbiamo fare e dovete fare. Quindi il progetto Sanità ha distribuito alle associazioni di volontariato, e qui la questione per noi volontariato sono tutti, non sono solo i comitati comunali, ma è tutto il sistema del volontariato, sono le tante brave centinaia, migliaia di persone che si rendono disponibili e si mettono a disposizione del sistema. Quindi tutto il volontariato, dalle ANPAS, alle Croci, alla Misericordia, alla Protezione Civile e alle varie attività che ci sono, abbiamo distribuito quasi 16.000 euro. Non è una grande cifra, diciamo, è una componente economica che sta aiutando questo sistema. Così dobbiamo fare, credo, anche per gli altri servizi nostri. Stiamo già pensando, per esempio, al sistema Fiume. Con l'amico Verdini abbiamo ipotizzato dei controlli continui mensili lungo le aste fluviali del fiume, e la provincia diventa un ente di rimborso, rimborsa le spese alla protezione civile o al sistema del volontariato per far sì che questi possano svolgere il proprio lavoro. Quindi trasferire un po' il volontariato, che in maniera sbagliata viene considerato completamente gratuito, ma assumersi come enti almeno la componente del rimborso spese, cioè dare questa possibilità al sistema del volontariato di poter vivere e continuare a prestare servizi. Forse questa è la soluzione, non lo so. Noi abbiamo imbroccato questa strada, altrimenti se i finanziamenti dallo Stato non arrivano, veramente saremo in difficoltà, perché fondi di bilancio, credo, i comuni, ma perlomeno per quanto riguarda la provincia, non ce ne sono o non ce ne sono mai abbastanza, e quindi credo che debba essere trovato un altro studio e trovate altri modi per ottenere dei finanziamenti. Valuteremo a fine... La domanda principale: cosa facciamo ora in questa situazione di crisi? Poi il tema del convegno che, come al solito, è organizzato in maniera eccellente, ringrazio la FEDEPROCIV, è un convegno che come negli altri convegni interessa anche a Monturano, che abbiamo fatto anche a Monturano, e che ha uno spessore importante sia per quanto riguarda la formazione del volontariato, ma soprattutto importante per quanto riguarda la formazione dell'uomo e della donna che fa il volontariato. Qui vorrei citare ancora, oggi è molto citato, Alessandro Fedeli. Nel suo intervento si parlava prima, no? Perché il volontario della protezione civile non può anche essere colui che controlla, che mette il naso nel piano regolatore, negli strumenti urbanistici in generale. Io, essendo anche assessore all'urbanistica, mai stimolato in maniera particolare, e vorrei, prima di rispondere, di dare alcune indicazioni che secondo me sono importanti per quanto riguarda come affrontare appunto questo momento di crisi, portare però alcuni esempi che non sempre quello che diciamo, ecco, nei vari convegni poi nella realtà si concretizza o si realizza come vorremmo.
proprio come assessore urbanistico nel periodo a marzo scorso abbiamo avuto una serie di situazioni incresciose anche a Monturano, non tantissime per fortuna, e in un'area a mezza costa dove c'è un edificato, una strada e poi un'area a valle dove era prevista un'edificazione, quest'area che è attualmente libera dall'edificazione è franata. È franata e la prima cosa che abbiamo fatto, oltre ovviamente ad intervenire immediatamente per rimettere in sicurezza tutta l'area, è stata quella di interrogarci sulla possibilità dello strumento urbanistico di prevedere quest'area in edificazione. Era una vecchia area che abbiamo utilizzato da 20-30 anni e appunto, essendo anche assessore alla protezione civile, abbiamo detto va bene, togliamo quest'area perché frana, perché crea problemi, perché domani fra 20 anni non voglio, se succede qualcosa, avere qualcosa sulla coscienza. Io sapevo che in quella situazione ci potesse essere pericolo. E così abbiamo fatto, abbiamo attivato lo strumento urbanistico per togliere quella edificazione, quella possibilità di edificazione. Abbiamo tra l'altro investito l'autorità di Bacino per riperimetrare l'area e dargli una pericolosità da lieve a grave, e il tutto proprio in un'ottica di prevenzione e di controllo del territorio. Ora, purtroppo, devo dire, vabbè, la procedura è ancora in itinere, purtroppo, però quando si vanno a toccare queste situazioni, magari consolidate, magari che stanno lì, magari non avrebbero avuto un esito positivo, nessuno ci avrebbe mai costruito. Purtroppo, ecco, adesso il Comune, in una situazione di crisi come questa, si trova ad affrontare 2-3 ricorsi al TAR con spese, controspese. Questo per dire che non sempre è facile poi intervenire nella prevenzione corretta e utilizzare il sistema della salvaguardia del territorio. Per tornare alla domanda che ci ha fatto Berdini, io ovviamente i nostri comuni e le nostre province si trovano nella situazione che tutti ben sapete. Bene fa, secondo me, la provincia di Fermo nel percorrere questa strada del fare dei servizi e di dare dei rimborsi in modo tale da poter in qualche maniera finanziare almeno le strutture o i mezzi che la protezione civile ha e che si è creato negli anni delle vacche grasse. Ora siamo negli anni delle vacche magre. Una cosa che io vorrei proporre e che ho proposto lo scorso anno proprio in questa sede è quella di mettere in rete tutte le nostre potenzialità nel senso di strutture, di mezzi, di attrezzature, mettere in rete, magari censire ciò che abbiamo e vedere ciò che non abbiamo e magari utilizzare quei pochi fondi che possiamo reperire per comprare quel materiale che magari potrebbe essere utile e che non abbiamo. Questo potrebbe essere una razionalizzazione della spesa necessaria e assolutamente dopo, insomma, non possiamo fare altrimenti. Mettere in rete il nostro materiale ci comporta, ecco, che nessuno compra due generatori perché magari ce l'ha il comune vicino, o non compra due aspiratori perché ce l'ha il comune vicino. Anche noi stiamo cercando di, in controtendenza come il comune di Monsampolo, di investire sulla protezione civile. Noi non abbiamo come comune dei grossi spazi, dei grossi locali, e
attualmente la sala della protezione civile è molto piccola e non adeguata. Abbiamo già impegnato dei fondi per ristrutturare un'ala dell'attuale mercato coperto da destinare alla protezione civile. È un'area che è una struttura che sta a due passi dal centro e quindi potrebbe essere utile poi come struttura di coordinamento. Lo stiamo facendo con molta difficoltà, trovare i fondi per ristrutturare e per non fare chissà che, cioè non è che ci possiamo permettere mega strutture, però anche quel poco ci abbiamo grosse difficoltà. Un'idea che stiamo mettendo in campo ora a Monturano per autofinanziarci è questa. Abbiamo un sito della protezione civile di Monturano e vorremmo proprio per il discorso di far conoscere ai cittadini, di portare la protezione civile nelle case dei cittadini, vorremmo creare una newsletter da mandare a tutti tutti coloro che si vorranno iscrivere, ovviamente. Con questa newsletter noi pensiamo di ricavare un po' di soldi perché potremmo mettere dei banner pubblicitari, degli spazi pubblicitari da destinare alle associazioni, agli esercizi commerciali o comunque alle attività di Monturano. E questo prevediamo di raccimolare un po' di fondi, niente di che. Però ecco, in una situazione di crisi dove trasferimenti sono uguali a zero, poche centinaia di euro in più fa comodo per poter continuare a fare il servizio dei fiumi, di controllo dei fiumi. Continuare, cosa che noi abbiamo sempre fatto da parecchi anni, il controllo dei fossi e anche con risultati positivi. Abbiamo da diversi anni effettuato il controllo dei fossi e, fra virgolette, lo dico per scaramanzia, lo metto fra parentesi, da quando l'abbiamo fatto e siamo intervenuti o con il comune, con i privati, eccetera, situazioni di allagamento soprattutto la zona industriale che sta più in basso non si sono più verificati. Ecco, bisogna un po' inventarsi queste cose, però una cosa importante è fare rete con quello che abbiamo, con le potenzialità e le capacità. L'ultima cosa, la formazione. Parlavo con Verdini prima, cerchiamo di organizzare al nostro interno dei corsi di formazione. Io sono d'accordo con quello che diceva la dottoressa Gammarota, che deve avere un certo taglio, un certo target, però questi corsi di formazione con il target che c'è costano dei soldi e questo non possiamo, anche qui non possiamo permetterlo, però possiamo organizzare con le nostre capacità, con i nostri volontari, con chi conosce una materia, con chi conosce un'altra materia, fare dei piccoli corsi nei nostri comuni, nei nostri gruppi comunali, nelle nostre associazioni, magari a costo zero, comunque a rimborso, e quindi essere incisivi anche in questo. Grazie. Ok, grazie Assessore Corrado.